Tutto sommato, però, bisogna dire che certo Berlusconi ha cambiato anche dal punto di vista economico il calcio, nel senso che quando è arrivato lui sono arrivati i contratti faraonici, i calciatori super pagati, però tutto sommato era pure intensa l'attività di scouting che facevano i suoi emissari. Comunque gli arrivi di Kakà, di altri di Sheva, non sono stati pagati a costi clamorosi come si fa adesso, che si spende 100 milioni per Haaland. Anche in questo è stato innovativo in qualche modo Berlusconi, un po' ricalcando quello che fa ADL, insomma, non so se si riesce a creare un collegamento tra la gestione De Laurentiis e quella. Quello che voglio dire, Francesco, conta molto, secondo me, io me ne sto sempre più convincendo, la solidità della società. È quella che secondo me ti rende vincente poi alla fine. Assolutamente, guarda, sì, ma l'esempio lampante è costituito dal Monza. Il Monza, tutti quanti decantano giustamente le lodi dei Brianzoli, di Palladino, tutto giusto, però alle spalle avevano anche hanno, perché poi comunque la società con Galliani è rimasta, una società comunque forte alle spalle, quindi niente nasce dal caso. Sinceramente la figura di Berlusconi la vedo all'opposto rispetto a quella di De Laurentiis, perché De Laurentiis è un imprenditore che prima di entrare nel mondo del calcio non conosceva nemmeno le regole, l'ha detto stesso lui. Il maestro vero di De Laurentiis è stato Pierpaolo Marino, lui, diciamo così, gli ha spiegato i principi basi, poi da lì è riuscito comunque a capirne di calcio. Berlusconi invece era un tifoso, Francesco, io uno dei l'attività pochi di scouting mecenati. vedevo in comune, l'attività di scouting e Sì. l'attività Un di qualcosa. crearli. Kakà è diventato campione a Milano, Sheva lo stesso, e purtroppo non si sono Assolutamente. neanche ripetuti poi quando sono andati via da quel progetto, da quella società. Guarda, secondo me l'esempio più lampante è Sacchi. Se Arrigo Giusto, Sacchi è Franco. diventato quello che è, soprattutto grazie a Berlusconi che lo ha difeso, perché Sacchi all'inizio era un signor nessuno Il e famoso Berlusconi si è panettone che imposto non anche doveva mai sullo mangiare. spogliatoio, quindi per dargli una mano, insomma. Però, per esempio, tipo acquisti come Lentini e altri pagati cifre esorbitanti, Forse Lentini sì, Lentini è stato uno sono spafotto. state, secondo me, il principio di quella rivoluzione che poi ha attraversato il mondo del calcio. Quindi per questo dico che secondo me De Laurentiis è proprio l'opposto. Lui viaggia a piccoli passi, Berlusconi ha introdotto cifre faraoniche nel mondo del calcio. Poi è logico che, essendo anche un tifoso del Milan, lui lo è sempre stato, abbia comunque curato un po' tutti gli aspetti e lo ha fatto bene, perché poi parliamo del presidente più vincente della storia del calcio, quindi nulla da dire dal punto di vista sportivo.